Allora, questo è un compito del 15 maggio e 15 febbraio 2004, un po' di tempo fa, diciamo un esercizio di base e come ho già detto tutte le soluzioni degli ultimi 100 compiti all'incirca, forse un po' di più, ci sono sul sito. Quindi se volete provare a esercitarvi, poi quando dovrete provare a esercitarvi avrete ampio margine. Allora, l'esercizio è questo. Si dice, abbiamo a disposizione un amplificatore operazionale con queste caratteristiche. L'amplificazione intrinseca a vuoto è 10 alla quarta di tensione, AV0. La resistenza d'ingresso è 100 kΩ. E la resistenza d'uscita è 200 ohm. Ci viene richiesto di aggiungere all'amplificatore una reazione che porti la resistenza d'ingresso dopo la reazione ad essere inferiore a 100 ohm dai 100 kΩ. E la resistenza di uscita dopo la reazione ad essere maggiore di 20 kΩ. E vabbè, come dire, trovare il circuito corrispondente. Vediamo un po' come si fa. Voi sapete che la reazione ha un effetto sui Un effetto sulle impedenze che dipende dal tipo di prelievo e il tipo di inserzione. Per esempio, qua vedete la resistenza d'ingresso deve essere ridotta, deve passare da 100 kΩ prima a meno di 100 ohm. Quindi dobbiamo fare una reazione con un'inserzione che riduca l'impedenza d'ingresso. I tipi di inserzione hanno due segni opposti, no? Vi ricordate, l'inserzione di corrente riduce l'impedenza d'ingresso, l'inserzione di tensione aumenta l'impedenza d'ingresso. Quindi in questo caso abbiamo bisogno di fare un'inserzione di corrente perché dobbiamo abbattere l'impedenza d'ingresso. Va bene, quindi qui sappiamo che dobbiamo fare un'inserzione di corrente. E invece per l'impedenza d'uscita conta il prelievo, come sapete. Allora, qua avevamo un'impedenza d'uscita di 200 ohm, dobbiamo renderla maggiore di 20 kΩ. Quindi anche in questo caso, non anche in questo caso, quindi evidentemente per aumentare l'impedenza d'uscita abbiamo bisogno di un prelievo di corrente. Va bene? Quindi vedete, la prima cosa da capire è come voglio spostare le impedenze. E di conseguenza che tipo di inserzione e che tipo di prelievo è necessario. Quindi questo mi dà una direzione qualitativa allo spostamento. Poi chiaramente bisognerà dimensionare tutto bene per ottenere quantitativamente, diciamo non più di 100 ohm per l'impedenza d'ingresso e almeno 20 kΩ per l'impedenza d'uscita. Intanto è importante scegliere il tipo. Perché chiaramente se sbaglio il tipo vanno nella direzione opposta, quindi certamente non trovo la soluzione. Ok? Allora, fatto questo, il circuito come può essere fatto? Beh, proviamo a disegnarlo. Allora, io come devo farlo? Devo partire dall'amplificatore, poi il prelievo di corrente come si fa? Devo immaginare che qui ci sia il carico. E poi la stessa corrente che passa all'uscita dell'amplificatore e che passa nel carico vada all'ingresso della rete di reazione. Diciamo che questa è la rete di reazione e poi chiudo. Quindi in questo caso ho fatto un prelievo di corrente, questa è la corrente IU che ho prelevato, questo è il carico. E poi invece per l'inserzione cosa devo fare? Va bene, devo inserire. Per esempio, qua mi conviene
perché poi devo stare attento ai segni anche, la corrente d'uscita della rete di reazione si deve sommare al generatore d'ingresso, mettiamo che sia questo, lo schematizzo con equivalente di Norton, così si vede bene il generatore corrente, e in tutte e due, le due si sommano e entrano qua dentro. Va bene. Quindi questo è il circuito. Con questa scelta io sicuramente ho fatto un'inserzione di corrente e un prelievo di corrente, ok? Anche se non ho detto come è fatto beta, semplicemente per averlo collegato in questo modo ho uno spostamento delle impedenze in questa direzione, d'accordo? Adesso dobbiamo decidere come è fatto beta. Allora, qua noi co come ci comportiamo? Facciamo questo ragionamento. Ci mettiamo nel caso più semplice. Abbiamo bisogno di imporre due parametri, in particolare due disequazioni. Non dobbiamo neanche imporre due valori esatti. Abbiamo bisogno di scegliere quindi una rete che abbia un numero di gradi di libertà sufficiente per imporre due parametri. La cosa minima che ragionevolmente possiamo fare è fare un beta con due resistenze. Però beta può essere qualunque, d'accordo? Non è cioè sono infiniti i tipi di rete del beta che funzionano. Chiaro che a me a questo punto conviene scegliere il caso più semplice, inutile complicare le cose se si possono far semplice. Mi convengono un parametro, potrebbe essere poco perché magari aggiungendo una rete del beta fatta con un solo parametro non riesco a fissare tutti e due gli altri. Con due ho una buona speranza di farcela, con tre ancora di più, però ovviamente le cose si complicano, quindi devo scegliere un compromesso ragionevole. Allora posso fare una cosa a due, per esempio così, aggiusto una rete a squadra con due resistenze R1 e R2 come abbiamo già visto, per esempio. Bene. La squadra la potrei fare dall'altra parte anche, con la R2 da questa parte, oppure potrei mettercele tutte e tre, no? Cioè, dipende un po' da che voglio di fare i conti. Ora, per esercizio può essere carino se provate a metterla dall'altra parte. Vedete che non cambia l'esercizio, non cambia in modo significativo. Non tutte sono uguali. Come difficoltà e anche come facilità poi di dimensionare, eh? Quindi anche lì magari un pochino d'occhio aiuta, ma ancora presto per vedere. Va bene? Quindi vediamo se ce la facciamo. Io com'è che devo procedere in questi casi? Come spesso si fa negli esercizi di progettazione, bisogna procedere un po' con delle scelte plausibili, sapendo che sono sempre tante le possibilità e noi ogni volta ne scegliamo una, ma non è che non è l'unica giusta, e però sapendo che non sappiamo, non abbiamo la certezza che sia giusta. Proviamo, andiamo avanti. Se vediamo che riusciamo con queste due resistenze a fissare i due parametri che vogliamo, va bene. Se vediamo che non ci riusciamo, cerchiamo di capire perché, eventualmente cambiamo via e lo rifacciamo. Ok? Senza come dire, drammi. Allora, questa è la situazione. Come dobbiamo procedere? Ricordate come funziona? Noi diamo a questo punto per noto il fatto che sappiamo l'espressione della resistenza d'ingresso con reazione, della resistenza d'uscita con reazione. Dobbiamo calcolare chiaramente i parametri della rete del beta. Bene, quindi disegno da questa parte. Quindi abbiamo detto, non mi ricordo qual è R1 e qual è R2, R2 è quella verticale, quindi R2, R1, questa come direzione, quindi la corrente d'ingresso è IU, prendiamo come tensione sulla porta d'ingresso VU, in uscita abbiamo la tensione d'uscita VF e la corrente IF. Ok.
Dunque, qual è l'equazione? IF è la grandezza che inseriamo. IU è la grandezza che preleviamo, quindi questo è beta, ok? Poi qui c'è VF e qui c'è VU. Quindi questa qui sarà 1 su R o beta, questa qui sarà R e beta e questa qui, come abbiamo detto, la prendiamo uguale a 0. Questa è un'approssimazione, eh? Ma la facciamo per... Ormai abbiamo detto, la facciamo sempre per comodità. Quindi allora calcoliamo questi parametri. Adesso possiamo calcolarli con precisione. Beta, per definizione, sarà IF su U per VF nullo. E quanto fa? Vabbè, vedete, se VF è nullo, IF è uguale a U. Quindi la corrente che entra va tutta in F perché in R2 non passa niente. Quindi questo è 1. Poi R o beta, sempre guardando il sistema, si vede è uguale a VF su IF quando IU è uguale a 0. Quindi è VF su IF per IU uguale a 0. Quando IU è uguale a 0, VF su IF fa R2. La R i beta è VU su IU per VF uguale a 0. VU su IU, quando VF uguale a 0 fa R1. Va bene. Quindi adesso cosa ci serve? Ci servono gli elementi della rete di Aconè e poi del beta e poi ci serve la rete di Aconè. Una volta che abbiamo quello, poiché ci serve 1 meno beta Aconè per vedere la variazione di impedenza, abbiamo tutto. D'accordo? Allora, questo ce l'abbiamo, vediamo la rete di Aconè. Torniamo un attimo indietro, che cosa devo fare? Devo prendere questa rete, sostituire al posto del beta il circuito equivalente e poi mettere beta uguale a 0. Per calcolare IU su IS, d'accordo? Sto seguendo pari pari le dimostrazioni che abbiamo fatto insieme, però adesso sappiamo già cosa otteniamo. Stiamo calcolando vari termini per poi trovare l'espressione dell'impedenza d'uscita e d'ingresso. Allora, quindi ricopio. Dunque, qui devo mettere RS. IS e qui anche per l'amplificatore mi conviene usare il circuito equivalente, quindi questo era il meno, qui c'è RI, questo era il più e questo è VI. Poi qui devo mettere AV0 e questo è Rout. I valori di tutti questi parametri sono dati del problema. Questa è l'uscita, la corrente d'uscita, la prendo, la faccio passare nel carico e poi la mando in ingresso alla rete del beta, quindi qui ho R i beta. In uscita ho la corrente che è somma i due correnti. Vi ricordate, se guardo questa espressione, qui c'è scritto che IF è uguale a beta U più VF su R o beta, quindi devo mettere un generatore beta U, così, più VF su R o beta. VF è questo, e quindi VF su R o beta è una corrente, questa è R o beta, una corrente che spinge in questa direzione e va qua, quindi questa qui è la IF. Va bene, quindi questo è il circuito. Per calcolare Aconè devo fare IU su IS per beta uguale 0, che vuol dire che devo staccare il generatore corrente. Va bene? Dunque,
Adesso facciamo i conti. Abbastanza facile perché vedete, IS esce da questo generatore, questo è massa, no? Quindi IS esce da questo generatore e finisce nel parallelo di tre resistenze, RS, VRI e RO beta. E la tensione che c'è su questo nodo è meno VI, quindi ho che meno VI è uguale a IS che moltiplica il parallelo di RS, RI e RO beta. Questo è AV0 per VI. Quindi una volta che ho VI, conosco la tensione su questo generatore di uscita e la corrente la calcolo prendendo questa tensione e dividendola per l'impedenza di maglia. Quindi qui ho IU uguale ad AV0 per VI diviso Rout più RL più R beta. Quindi IU su IS è uguale a IU su VI per VI su IS. Quindi IU su VI, questa è A con E, giusto? Quindi IU su VI è questo, quindi AV0 diviso Rout più RL più R in beta e VI su IS è RS parallelo a RI parallelo a R beta col segno meno. Allora, a questo punto noi abbiamo A con E, abbiamo beta che è uguale a 1 e quindi possiamo calcolare 1 meno beta con E. Allora, vediamolo un attimo, io qui posso scrivere 1 meno beta A con E uguale a 1 meno beta con E negativo, e questo è voluto, non è un caso perché io devo avere 1 meno beta con E complessivamente positivo. Vedete, in pratica com'è che ho ottenuto A con E negativo? Beta lo sapevo che veniva positivo. A con E, quindi, ho cercato di farlo venire negativo. Com'è che ho fatto a farlo venire negativo? Vedete, in pratica è venuto negativo e ci sono riuscito perché ho portato il beta sul meno. Quindi quando avevo questo circuito qua, in base all'inserzione di corrente e prelievo di corrente, io potevo portare anche tutti e due questi nodi sul più. Non c'era nessun motivo per dire particolare, perché sapevo già come andava a finire, no? Mi conviene portarlo sul meno perché così mi viene A con E negativo e quindi 1 meno beta A con E viene con segno positivo. Questo diciamo un pochino mestiere. In generale, devo dire, è frequente quando si fa l'inserzione di corrente, si entra sul meno. Proprio per questo problema. Okay. Quindi poi se fate un po' di esercizi ve ne rendete conto da soli che conviene portarlo in quel modo. Allora, ora dopo che ho fatto questo, devo copiare A con E e quindi ho AV0 diviso R out più. Questa qui, ecco, qui posso ricordarmi direttamente. R i beta cos'era? Era i beta era 1, R o beta era 2, quindi RR2. Quindi qui posso scrivere già direttamente al posto di R i beta R1 e al posto di R o beta R2, che sono due valori che devo decidere. Allora, quindi ho AV0 diviso R out più RL più R
1 che moltiplica RS parallelo ad R2 parallelo RI. Bene, quindi questo è l'1 meno beta con E. Allora, ora usiamo le cose che conosciamo. Quando ho questo tipo di reazione, io so RIF quanto viene. Viene la resistenza d'ingresso della rete di Aconè, cioè RI in parallelo a R o beta, che è R2, per anzi, diviso il fattore di reazione. Qui quindi viene RI parallelo a R2 diviso il fattore di reazione. Fattore di reazione che viene calcolato mettendo a infinito l'RS, cioè col generatore d'ingresso ideale. Quindi questa è la resistenza d'ingresso. Questo l'abbiamo già calcolato, quindi è un'informazione che a questo punto sappiamo. La resistenza d'uscita che cos'è? È la resistenza di uscita di Aconè, cioè Rout più Ri beta più R1, quindi Rout più R1, questa viene moltiplicata invece per il fattore di reazione calcolato col generatore di col carico ideale, che in questo caso per un'uscita di corrente è nullo. Quindi queste sono le due espressioni, le avevamo già ricavate insieme, ora sono andato un po' a mente per ricostruirle, ma ce le avete già nello specchietto che avete. Allora, questa è la situazione. Ora vediamo quali sono le condizioni che dobbiamo rispettare. L'avevamo scritto prima, io lo vado a prendere qua. C'era scritto che RIF doveva essere minore di 100 ohm. E ROF doveva essere maggiore di 20 kΩ. Le incognite per noi quali sono? Beh, a questo punto, siccome abbiamo noi introdotto la rete di reazione, sono R1 e R2. Quindi noi dobbiamo scegliere la coppia R1 e R2 che soddisfi quelle due condizioni. Sono due disequazioni, quindi chiaramente, come sapete, ci sono infinite soluzioni. Diciamo, potrebbe essere 0, ma insomma abbiamo scelto bene, non dovrebbe essere 0, però potrebbero essere, però sicuramente non sono unica, no? Non avete un'unica soluzione, sono due disequazioni, quindi ci saranno infinite soluzioni adatte. Allora, qui ricordate questo, che noi avevamo i dati di tutti, questa array era 100 kΩ, quindi vedete come si arriva da 100 kΩ a meno di 100 ohm. Si arriva perché RI si mette in parallelo R2 e questo lo abbassa e poi si divide per un fattore di reazione che sperabilmente è grande e quindi si abbassa dell'altro. Ma in tutto dobbiamo ottenere una riduzione di un fattore 1000, ok? Non una cosa piccola. Qui invece la situazione è opposta. Rout era di 200 ohm. Dobbiamo portarla su a più di 20 kΩ, quindi dobbiamo ottenere una moltiplicazione per un fattore 100 almeno, e lo otteniamo prima mettendo l'R1 in serie e poi moltiplicando per un fattore molto grande. Va bene? Quindi la direzione delle operazioni è giusta, e questo perché abbiamo scelto il tipo di prelievo, il tipo di inserzione giusto, no? Si vede, perché tipo di prelievo, il tipo di inserzione spinge nella direzione giusta. Okay? Adesso dobbiamo scegliere quantitativamente R1 e R2. E come conviene fare? Dunque, qui ci sono un pochino di cose ragionevoli. E proviamo a ragionare in modo un pochino approssimato, perché tanto abbiamo come dire, soddisfare delle disequazioni, non delle equazioni precise, quindi un pochino di approssimazione ci può andare bene, basta che sia nella direzione giusta, ok? Allora, io farei così. Guardate l'espressione.
probabilmente abbiamo bisogno in tutti e due i casi di avere un fattore di reazione alto. Quindi quel termine 1 meno beta a con E probabilmente viene alto in tutti e due i casi. Allora, proviamo a trascurare l'1 rispetto a beta con E per vedere se le cose si semplificano significativamente. Va bene? Tanto ecco, ci servirà sicuramente il fattore di reazione alto perché non possiamo ragionevolmente sperare soltanto col parallelo o con la serie di ottenere quella moltiplicazione così grande di valore, d'accordo? Questo è un aspetto. L'altra cosa che vi volevo far notare è che in realtà nei dati del problema non c'era RL e non c'era RS. Quindi a questo punto noi ce li possiamo inventare perché non ci sono. Oppure vi devo dare un dato in più, ma mettiamoli noi un po' in modo comodo, ok? In questo caso. Per comodità prendiamoli direttamente RS infinito e RL nullo, cioè ideale come situazione. Tanto visto che non era dato il problema, ci torna comodo. Ok, non essendoci un vincolo, scegliamo la soluzione più ragionevole per noi. Se, ci semplifica perché vedete, in queste condizioni dobbiamo calcolare l'1 beta beta con E, a questo punto diventano identici i due fattori di reazione. Allora, trascuriamo l'1 rispetto a beta E. Lo trascuriamo semplicemente perché facciamo l'ipotesi che il fattore di reazione sia molto grande, eh? Poi dobbiamo verificarla questa ipotesi. Beta con E molto maggiore di 1. Ricordiamoci che va verificata, perché altrimenti otteniamo una conclusione che non è compatibile con l'ipotesi. Allora, se lo trascuro, vedete cosa viene. RF viene uguale a RI parallelo a R2 diviso, e qui mi viene l'1 meno beta con E, l'ho scritto sopra, devo togliere l'1. Qui RL lo considero 0 e quindi qui mi viene AV0 diviso Rout più R1 più, anzi, sì, per RI parallelo R2 perché RS non c'è. Vedete, questa cosa qua pratica mi va via RI parallelo R2 perché c'è sia il numeratore sia il denominatore. Quindi qui quando levo questo mi viene fuori Rout più R1 diviso AV0. Ok? E questo deve essere minore di 100. Vedete, tutto sommato è abbastanza facile perché la R1 la devo scegliere io. Rout lo conosco, è piccola. R1 la devo scegliere io e AV0 è grande perché è 10.000, quindi a questo punto è diventato facile avere meno di 100. È sparita la RI, avete notato, la resistenza ingresso iniziale di fatto è sparita. Allora, io qui la posso prendere facile, no? Però ecco una cosa che vi vorrei far notare. No, non ve lo faccio notare ancora. Teniamola lì. Ora vediamo ROF. Lo scrivo sullo stesso foglio perché è bene poterlo confrontare. ROF è uguale a Rout più R1 che moltiplica questo e di nuovo trascuro l'1, quindi mi rimane soltanto questo che è AV0. Al denominatore qui con RL uguale a 0 c'è proprio Rout più R1 e di qua a moltiplicare mi rimane R2 parallelo RI. In questo caso questo e questo vanno via e ho quindi AV0 per R2 parallelo RI e questo deve essere maggiore di 20 kΩ. Quindi ne approfitto per riscriverlo. Rout più R1 diviso AV0 minore di 100 ohm. Allora, Rout più R1
diviso a V0 minore di 100 ohm, e poi l'altra condizione è R2 parallelo RI per AV0 maggiore di 20 kΩ. R2 parallelo ad RI per AV0 è maggiore di 20 kΩ. Vedete, le cose tornano abbastanza bene. Ah, poi l'altra condizione è che beta A deve essere molto maggiore di 1. Vedete? Di nuovo, perché ora sembra molto favorevole la situazione, no? Perché io ho questa quantità che è AV0, che è 10 alla quarta, e quindi è abbastanza facile ottenere una cosa maggiore di 20 kΩ. Perché mi trovo AV0 così favorevole come posizione? Chiaro perché? Perché ho scelto bene il tipo di reazione. Che tipo di reazione mi porta a numeratore o a denominatore? Quindi, di fatto, l'esercizio si risolve. O sì, più che si risolve, diciamo, si rovina all'inizio. Cioè, se uno all'inizio sbaglia tipo di reazione, gli vengono le cose che spingono nella direzione opposta a quella che vuole, e quindi non conclude mai. In questo caso, invece, aggiustato il tipo di reazione, di fatto è diventato molto semplice il problema. Adesso che cosa devo fare? Rout vale 200 e R2 vale... No, R2 lo devo scegliere, RI vale 100. Quindi vedete, adesso devo soltanto non sbagliare, perché qui posso sbagliare soltanto se prendo R2 troppo basso, in modo che il parallelo per 10.000 mi fa meno di 20 K, e di qua posso sbagliare soltanto se prendo R1 troppo alto, che anche quando lo divido con AV0 fa più di 100. Starò attento, ok? Qual è l'altro punto? L'altro punto è che vedete qua, per come è fatto a Coné, siccome io voglio che questo sia molto maggiore di 1, perché è una condizione che sia vero quello che ho scritto, qui ho AV0 che tira verso l'alto. Devo stare attento a non scegliere R1 troppo alto e a non scegliere R2 troppo basso. Va bene? Quindi vediamo una cosa di mezzo. Per esempio, posso prendere R2 non troppo basso e R1 non troppo alto, abbiamo detto, quindi coincide con quello che abbiamo detto prima. Per esempio, posso prendere R1 10 kΩ qui, scelgo R1 10 kΩ. Vedete, perché qui cosa mi trovo? 10 kΩ diviso 10.000 fa 1 ohm, e che è minore di 100 tranquillamente, va bene? E R2, per esempio, boh, questo è 1000. Questo è 100 kΩ, lo prenderò piccino, posso prendere 1 kΩ. Se lo prendo 1 kΩ in parallelo a 100 fa 1, per 10.000 fa 10 megaohm, quindi abbondantemente, anche se ho fatto conti approssimati, so che ci sono, ok? Questo è un esercizio molto facile, giusto perché si tratta come dire, del primo. Spesso è un pochino più difficile chiudere le condizioni, eh? Qui ha detto 10 kΩ. Allora, ora, a questo punto, una volta che ho fatto la scelta, facciamo il calcolo di 1 meno beta con E. Verifichiamo che sia molto maggiore di 1. Cosa devo fare? Devo tornare indietro e fare questo conto. Prendiamo un attimo. Calcolatrice, che cosa viene? 10.000 è AV0 diviso. Rout era 200, RL era uguale a 0, R1 ho preso 10.000, giusto? Chiusa parentesi, uguale. Questo è 0,98. Ok? Per che cosa? R2 parallelo RI. R2 l'ho preso 1 kΩ, questo lo memorizzo, ok? R2 l'ho preso 1 kΩ, RI era 100 kΩ, 1 kΩ in parallelo a 100 fa, facciamo un po' tutto, diviso 101, fa 990 per 0,98 che avevo prima, mi viene 970, più 1 fa 900, 971, più 1 fa 972. Quindi è molto maggiore di 1, sì, a noi basta 10, fattore 10 perché sia molto maggiore di 1. Quindi senz'altro va bene. Quindi R2
è 972, quindi che è molto maggiore di 1 e questo va bene. E a questo punto possiamo calcolare con precisione RIF, che era quindi, copio dall'espressione precedente, RI parallelo R2 diviso 1 meno beta con E, RI parallelo R2 diviso 1 meno beta A con E. Quindi RI era 100K, 10 alla 5, parallelo R2 che era 1 kilo, diviso 972. Quindi di nuovo devo fare 1000 per 100.000 diviso 101.000, 990 ohm diviso 972 viene 1 ohm, 1,02 in realtà. Quindi io avevo detto circa 1, beh, insomma, che chiaramente viene 1,02 per l'approssimazione che abbiamo fatto. Chiaramente essendo beta così grande, le approssimazioni sono proprio piccole. ROF era Rout in parallelo a R1 per 1 meno beta con E, anzi più R1 qui, per 1 meno beta con E. Quindi qui devo mettere Rout che è 200 più R1 che è 10.000 per 972. E quindi chiaramente siamo ampiamente, ho 10.200 per 972 mi fa 9, 99, anzi 9 mega ohm e 91. 9 e 91 mega ohm. Chiaramente questo doveva essere più grande di 20K, chiaramente lo è, e questa qui doveva essere minore di 100 ohm e chiaramente lo è. E quindi ho risolto. Va bene? Allora, è chiaro, avete visto, nel momento in cui ho scelto R1 e R2, insomma, non è che non fosse una scelta critica, no? Qualunque cosa, lì era difficile sbagliare, a dire la verità. Se avessi tirato due numeri a caso, avrei azzeccato lo stesso, in questo caso. Questo perché? Perché l'esercizio è particolarmente semplice e comunque perché la reazione è giusta. Ripeto, con la reazione sbagliata non c'è soluzione. Quindi. Poi vedremo, ci sono esercizi in cui invece di chiedervi una disequazione, vi chiedo di avere esattamente un certo valore di impedenza. E questo succede perché in tanti sistemi elettronici, per esempio, c'è bisogno di, in tanti sistemi radio, per esempio, c'è bisogno di fare in modo che i vari blocchi abbiano impedenza di ingresso e uscita a 50 ohm, no? Tradizionalmente, convenzionalmente si cerca di ottenere questo. Allora lì c'è bisogno, con precisione, di imporre l'impedenza di ingresso e di uscita. E chiaramente questo altera un po' la difficoltà del problema. Se devo imporla con precisione è diverso, posso fare meno approssimazioni e devo poi come dire, scegliere il valore in modo preciso. E ci sono tante situazioni intermedie anche, insomma, quindi questo, diciamo, serviva per prendere un pochino di confidenza iniziale con un problema di questo tipo. D'accordo? Ok, facciamo un altro. Dunque, facciamo un oscillatore. No, un filtro avevo detto, vero? Avevo detto un filtro. Allora, anche filtri nello scritto ci sono spesso, probabilmente un po' meno spesso dei circuiti di reazione, ed è dallo stesso compito, eh? Dunque, qui si chiede di ottenere un filtro passabanda selettivo, anzi elimina banda selettivo, con le seguenti caratteristiche. La banda elimina, frequenza eliminata. Frequenza eliminata vuol dire frequenza centrale della banda eliminata, eh? Centrale della banda eliminata.
5 kHz. E poi banda eliminata a meno 3 dB, B uguale a 500 Hz. In pratica, che cosa voglio fare? Voglio eliminare una banda di 500 Hz centrata a 5 kHz. Voglio sopprimerla. Quindi, per fare una cosa del genere, posso usare un filtro biquadratico elimina banda. E come deve essere fatto questo filtro? Dove deve avere le singolarità? Vi ricordate, se rappresento qua il piano complesso, deve avere due zeri immaginari puri a 5 kHz. Quindi prendo un cerchio di raggio omega 0, dove omega 0 è 2 pi greco per F0, e gli zeri devono essere questi due, quindi 2 zeri a più o meno j omega 0, dove omega 0 è 2 pi greco per 5 kHz, e poi devo avere due poli con lo stesso modulo omega 0 e con alfa da determinare, quindi due poli con modulo, due poli CC, complessi coniugati, con modulo omega 0 e Q, che è 1 su 2 coseno di alfa. E che cos'è il Q per un filtro elimina banda selettivo? È il rapporto tra la frequenza centrale eliminata e la banda, quindi io questo lo conosco, è 10. Quindi mi servono in pratica un filtro elimina banda con gli zeri a 5 kHz, i poli a 5 kHz e con Q uguale a 10. Quindi questo è quello che mi serve. Praticamente conosco la funzione di trasferimento. Avete visto, no? Avendo identificato la banda eliminata, ho identificato in modo univoco la funzione di trasferimento. A questo punto basta disegnare il circuito. Va bene? Chiaro? Sono pronto per disegnare il circuito. Conosco esattamente gli zeri e conosco esattamente i poli perché conosco modulo e fase. D'accordo? Prego. Dove? Sì, perché F0 è 5 kHz, dato il problema, e B è 500 Hz, quindi il 10 viene fuori da quelle due espressioni. Allora, adesso devo prendere un circuito adatto, e chiaramente per noi la scelta è obbligata perché abbiamo visto soltanto un circuito per fare l'elimina banda. Dobbiamo usare il cosiddetto filtro a doppio T. Questo l'abbiamo visto insieme, ci ricordiamo com'è fatto, vediamo di ricavare rapidamente la funzione di trasferimento, perché, come dire, è difficile da ricordare. Io non la ricordo mai in realtà, ecco, vado proprio a tutte le volte velocemente a ricavarla. Ricordo che ci sono questi due T con 2C ed R mezzi, poi qua c'è un amplificatore non invertente e l'uscita ritorna su. Questo me lo ricordo. Come facevamo, vi ricordate? Vediamo un po' se velocemente riusciamo a ricavarlo la funzione di trasferimento. Questo è V, questo era V su A. A era 1 su R2, 1 più R2 su R1. Poi abbiamo chiamato questo la tensione VA, questo nodo B, la tensione corrispondente VB, e poi cosa facevamo? Scrivevamo tre equazioni. Al nodo A veniva VA che moltiplica 2 su R più 2CS meno VS su R meno VU su AR meno
2CSV uguale a 0. Poi avevamo l'equazione del nodo B, che aveva la parte iniziale uguale, no? VB che moltiplica 2 su R più 2C per S meno CSVS meno VU su A per CS uguale a 0. Ok? Anche questo è fatto. E poi abbiamo la condizione sul nodo più, la terza condizione che mi dice che V su A, che moltiplica 1 su R più CS, meno VA su R meno VBCS è uguale a 0. Questo avevamo già calcolato, a questo punto viene abbastanza facile. Noi qui possiamo scrivere la prima espressione diviso R più, facciamo la prima espressione diviso R, anzi qui moltiplichiamo tutto, la 3 semplifichiamo un attimo, moltiplichiamo tutto per R, viene V su A che moltiplica 1 più RCS meno VA meno VB per RCS uguale, quindi qui, questa la possiamo scrivere così, porto di là, VU su A per 1 più RCS fa VA più VB per RCS, quindi io qui posso scrivere l'equazione A più l'equazione B moltiplicata per RCS, vedete, termine a termine, per ottenere quello che avevamo già visto insieme, un VA più VB per RCS che moltiplica 2 su R più 2CS, questo è il primo pezzo. Poi c'è il secondo termine, meno VU su R meno VU su AR meno 2CSVU, e poi qui dobbiamo mettere meno RC quadro S quadro VS meno VU su A per RC quadro S quadro uguale a 0. Eccolo qua. Allora qua ci conviene moltiplicare tutto per R, viene quindi un 2. Anzi, questo VA più VB per RCS lo sostituiamo con questa espressione, vedete? Quindi qui viene un VU su A che moltiplica 1 più RCS. Poi moltiplico tutto per R. E già che ci sono, moltiplico anche tutto per A, quindi levo anche questo. Quindi qui mi viene un 2, mi viene un 2 qua e poi 1 più RCS meno, qui mi viene VU per A, qui mi viene meno VU meno 2 RCSAV meno R quadro C quadro S quadro A VS meno V che moltiplica R quadro C quadro S quadro uguale a 0. E a questo punto tutti i termini con V, vedete qui ho un 2 R quadro CS quadro C quadro S quadro meno 1, quindi qui mi viene R quadro C quadro S quadro. Poi i termini di primo grado sono 4 RCS meno 2 RCAS, quindi ho un più 4 RCS meno 2, no, 4 meno 2A RCS, più, qui c'è un 2 e meno 1, 1. Uguale a VS, posto di VS c'è cioè a moltiplicare soltanto questo qua e oh, mi manca un pezzo,
ce ne deve essere un altro anche. C'è la parte con 1. Dove è andata? Questo qua, questo era un VS su R. Ok. È un VS su R, ho copiato e ho fatto diventare VA. Quindi qui viene un 1 per A, quindi viene 1 più R quadro, C quadro, S quadro, tutto per A. Ok, quindi ci siamo. Allora, andiamo avanti. Lo vedete? A questo punto ho trovato V su VS, l'avevamo già fatto insieme, ma insomma, visto che questo è un esercizio, lo riguardiamo. V su VS uguale a A che moltiplica 1 più R quadro, C quadro, S quadro, e qui c'è R quadro, C quadro, S quadro, più 4 meno 2A per RCS più 1. A questo punto io devo confrontare questo con quell'uguaglianza che vi ricordate abbiamo trovato, 1 più S quadro su omega 0 quadro diviso 1 più, anzi, S quadro su omega 0 quadro più S su Q omega 0 più 1, ok, per H0. Quindi se uguaglio le due cose mi viene fuori chiaramente, effettivamente torna il fatto che il polo e gli zeri hanno lo stesso modulo, vedete? Quell'omega 0 viene proprio 1 su RC, questo lo so e quindi devo trovare RC, e poi questo Q è 1 su 4 meno 2A, quindi Q è uguale a 1 su 4 meno 2A e deve fare 10. Questo deve fare 2 pi greco per 5.000, quindi questi sono 31.400 radianti al secondo. Vedete, quindi a questo punto ho tre parametri R, C ed A da scegliere in modo da ottenere queste due quantità. A, tra parentesi, è 1 più R2 su R1, quindi ho parametri che mi danno A. Allora, cosa faccio? Per esempio, mi conviene prendere... boh, posso fare in qualunque modo, più gradi di libertà delle condizioni, no? Quindi posso fare praticamente quello che voglio. Esempio, prendo R uguale a 10K, 10.000 ohm, a questo punto C mi viene uguale a 1 su R omega 0, quindi viene 1 su 10 alla quarta e omega 0 è 31.400. Quindi faccio il conto. 10 alla quarta per 31.400 inverto, mi viene 3.18 nanofarad per 10 alla 9, quindi viene 3.18 nanofarad. Ok? Quindi questi sono i valori che ho scelto. Poi, ora Q, una volta imposto il Q mi trovo A, perché cosa succede? Che 4 meno 2A deve fare un decimo, che vuol dire che 2A deve fare 3.9 e quindi A deve fare 1.95. A è uguale a 1 più R2 su R1, quindi posso prendere R1 uguale a R, così le faccio tutte uguali e lo prendo 10.000, e R2 invece deve essere 0,95 per R1, quindi deve essere 9.500 ohm. Ok? Quindi in pratica le resistenze sono tutte uguali. Fare 10 kΩ tranne R2 che è 9.500 e le capacità, quella C è da 3,18 nanofarad. Quindi ho CC2C, chiaramente la 2C sarà doppia, però ho dimensionato completamente il circuito. D'accordo?
Ok? Allora, se ci siete, abbiamo un pochino di tempo, facciamo anche un esercizio su un oscillatore, così abbiamo, come dire, percorso tutti gli argomenti. Abbiamo fatto un esempio di un esercizio per ciascun argomento e lo prendiamo sempre dallo stesso compito, c'erano tutti e tre questi, quindi lo prendiamo sempre di lì. È un esercizio su un oscillatore a tre punti. Allora, questo è sempre 15-2-2004. Allora, si dà questo circuito. Ok. Quindi è un oscillatore a tre punti dove c'è qua un gruppo LC e si dice, va bene, le tre induttanze sono uguali e valgono un microhenry. La capacità vale 0,47 nanofarad e l'amplificatore ha queste caratteristiche. Ha un'amplificazione a vuoto di 10. Una resistenza d'ingresso che tende a infinito e una resistenza di uscita di 1 kΩ. La domanda è: si innesca un'oscillazione? Chiaramente, eventualmente a che frequenza? Domanda principale, si innesca un'oscillazione, far vedere se sì, perché e così via. D'accordo, allora cosa dobbiamo fare quindi? Dobbiamo verificare il criterio di Barkhausen all'innesco. E visto che è la prima volta, facciamola un po' lunga, no? Cioè, cerchiamo di ricavare per bene le condizioni in modo poi da fare la verifica no, non troppo mnemonica in questo caso. Come si deve fare? Si deve fare così: apriamo l'anello di reazione e calcoliamo beta con E. Per esempio, lo apriamo qua, quindi apro qui dove non passa corrente, metto il generatore e prendo l'uscita di là. Quindi calcoliamo beta con E. Perché calcolo beta con E? Perché le condizioni dei criteri di Barkhausen sono condizioni su beta con E, quindi ho bisogno di sapere quanto vale. Allora, metto un generatore qua, qui ho un'impedenza d'ingresso che è praticamente infinita, quindi non mi serve, qui c'è il generatore AV0 Vin e la Rout, adesso sono all'uscita dell'amplificatore, ho L3 verso massa, poi ho L2 e poi C2 e poi ho L1 e l'uscita la prendo qui. Quindi beta con E dovrà essere VI' su VI. In pratica, vedete, io se ragiono in termini di z, questa qui sarà la z2 del triangolo, questa qui sarà la z3 e questa qui sarà la z1. Se faccio riferimento a un oscillatore a tre punti, va bene? Facciamo un calcolo, dunque qui ho VI, questa VI è negativa all'ingresso del generatore, qui ho AVV. AV0 Vin che è meno AV0 per VI e per calcolare VI' devo
andare per gradi, cioè prima calcolare questa tensione, questa è la V rispetto ad AV0 Win, che è un partitore di impedenze, che mi è data un partitore di impedenze, dove l'impedenza 1 è Rout, l'altro è il parallelo di L3 con tutto il resto, d'accordo? Poi una volta che ho V, per calcolare V', devo fare un altro partitore di impedenze. Quindi facciamolo tutto. Quindi VU sarà uguale a meno AV0 VI per partitore di impedenze Z3 parallelo a Z2 più Z1 diviso Z3 più Z2 più Z1. No, ho sbagliato. Partitore è con Rout, diviso Rout più di nuovo il parallelo di Z3 di Z3 e Z2 più Z1, va bene, e poi devo fare il partitore tra Z1 e Z1 più Z2. Quindi vado avanti, mi viene un meno AV0 e questo qui è già V'. Quindi beta A con E è uguale a V su V' e meno V0, e qui c'è il prodotto diviso la somma. Quando faccio il prodotto, Z1 più Z2 si semplifica col denominatore, quindi qui mi rimane soltanto. No, aspettate, no, non facciamo così. Facciamo solo questa frazione: il prodotto diviso la somma e poi moltiplico sopra e sotto per la somma. Al prodotto mi rimane Z3 per Z2 più Z1 e stavolta lo Z2 più Z1 si semplifica col denominatore. Quindi su mi rimane soltanto Z3 più Z1 per Z1 e al denominatore mi rimane Rout che moltiplica la somma di Z1 più Z2 più Z3 più il prodotto tra Z3 e Z2 più Z1. Ok, ecco, adesso sostituisco le espressioni che conosco. Z3 è una j omega L3, Z1 è una j omega L1, quindi qui mi viene un meno omega quadro L1 L3 diviso Rout che moltiplica, e qui c'è un j omega L1 più Z2 è fatto da una serie dell'induttanza più la capacità più la Z3 che è J omega L3 meno, e qui c'è il prodotto di J omega L3 e J omega L1 più omega L2 meno 1 su omega C2. E qui ci viene un meno perché c'è j per j che fa meno. Quindi questa è l'espressione. Chiaramente devo annullare questa roba qua. No? Quindi alla frequenza devo annullare questa parte. Questa parte è x1 più x2 più x3 uguale 0. Quindi devo avere omega L1 più omega L2 meno 1 su omega C2 più omega L3 uguale a 0, che vuol dire quindi omega che moltiplica L1 più L2 più L3 meno 1 su omega C2 uguale a 0, e quindi omega uguale a 1 su radice quadrata di C2 che moltiplica L1 più L2 più L3. Quindi questo è ottenuto. Tra l'altro posso anche, e questo è omega 0, posso anche calcolarlo perché L1, L2, L3 erano 1 microhenry, quindi facciamo un attimo il conto, ho 3 microhenry, 3 e no, 3 e 6, va bene, 3 per 10 alla meno 6, 3 microhenry per C2, C2 era 0,47 nanofarad, quindi per 0,47 nanofarad, va bene? Viene questo, vabbè, non me lo scrive con le potenze, non lo so quanto fa, devo fare
Sì, vabbè, intanto. Sì, no, ma tanto sopravviviamo, nel senso, tanto faccio la radice quadrata, questa mi dovrebbe riuscire. La radice quadrata, la vedete? Eccola qua. 3,75 per 10 a meno 8, 1 su, viene 26,63 megaradianti al secondo. Quindi vedete, omega 0 è venuto 26,63 megaradianti al secondo, e quindi F0 fa quella roba diviso 6,28, no? 2 pi greco, e quindi viene 4,24 MHz. Quindi ho trovato F0. Questa è la frequenza alla quale ci può essere l'oscillazione. Adesso bisogna verificare se effettivamente c'è l'oscillazione a quella frequenza o no. E com'è che devo fare? Devo fare questo conto, beta con E alla frequenza omega 0, quanto fa? Torno indietro un attimo, fa questo va via con questo, quindi viene AV0 che moltiplica L1 più L3, quindi qui viene omega 0 al quadrato per L1 per L3, poi qua torno indietro, qui mi viene questo se ne va, questo qui. Anzi, L3 va via con L3, quindi posso togliere, mi rimane omega L1 e basta al numeratore. E su, vedete, ho questa somma, ma questa somma è uguale a meno omega L3, quindi mi rimane omega L1 diviso omega L3. E quindi questo posso semplificarlo un attimo. Mi rimane AV0 per omega L1 diviso omega L3. Questo e questo va via, e quindi è soltanto AV0 per L1 su L3. L1 e L3 sono uguali, AV0 è 10 e quindi fa 10, che è maggiore di 1, sì, e quindi l'oscillazione si innesca. A che frequenza? A 4,24 MHz, come avevamo calcolato prima. Ok? Sono andato veloce, pensavo di farne due, ne ho fatti tre e c'è tempo ancora. Sono andato troppo veloce? Ok. Però ho detto tutto, nel senso, no, ho detto. No, ma questo volevo. Perché il compito dura 2 ore. Ora noi ci abbiamo messo un'ora a farne tre esercizi. Tipicamente non è un compito, è un po' più lungo di come l'abbiamo fatto ora. Però chiaramente io ho spiegato tutto, ho derivato tutto, ho detto tutto, ma chiaro, quando sta zitto e corre, diciamo, si può, se la velocità c'è per farne più di uno. Magari Ok? ha un po' una difficoltà magari scrivere e riuscire a capire quello che dice Eh lei. no, infatti, no, ma infatti per quello parlo così tanto, per dare un pochino di tempo. No, no, ma lo capisco. No, ma infatti, non devo dire, sono andato più veloce di quello che pensavo, perché hai detto. Mentre prima di cominciare ho detto speriamo di riuscire a farne tre, invece abbiamo ne facciamo quattro, sì, ne facciamo un'altra a questo punto. Ma sono andato troppo forte? Ok. Sì, ho capito. Si può dire. Va bene, vediamo questo qui che ci sta nel tempo. Allora, facciamo un'altra ancora. Allora, dunque, vediamo un filtro di Butterworth, progettare un filtro di Butterworth. Del terzo ordine. Con limite superiore di banda FH uguale 2 kHz.
questo è molto molto facile. Filtro del terzo ordine, limiti superiori di banda 2 kHz. Quindi dobbiamo arrivare al circuito e a disegnare il circuito e a dimensionare i componenti. Ok? Come si procede? Innanzitutto cerchiamo di far mente locale e di vedere dove stanno le singolarità. Questa è la parte reale, questa è la parte immaginaria. Le singolarità dove stanno? Stanno su un cerchio di raggio omega h, dove omega h è 2 pi greco per fh. D'accordo, quindi l'abbiamo inquadrata. E poi la fase, vi ricordate, delle singolarità, se n è 3, sono le radici seste di 1. Devono essere le 3 radici seste di 1 che hanno parte reale negativa. Quelli sono i fasori corrispondenti. Il modulo invece è omega h, l'abbiamo già determinato. Quindi quali sono le 3 radici seste di 1? Dove sono messe su questo cerchio? Chiaramente la prima è qui, è sta pi greco terzi, anzi la prima è qua. E poi sono tutte separate di pi greco terzi. Ci sarà questa, poi questa qui, poi questa qui, poi questa qui e poi questa qui. Quindi è chiaro, noi dobbiamo fare queste tre. Questi tre dovranno essere tre poli. Va bene, quindi questa è molto semplice come scelta, no? Perché io adesso devo avere un circuito che mi fa tre poli. Come lo farò? Noi, beh, per quello che sappiamo, ma non, questo non solo noi, in generale uno ragiona a filtri biquadratici o di primo grado, quindi abbiamo bisogno di un filtro biquadratico che ci faccia due poli complessi coniugati. Quindi per questo dovremmo adoperare una cella, un filtro di Solon Key passa basso, passa basso, che mi faccia quei due poli complessi coniugati, e questo lo facciamo con un filtro del primo ordine, per esempio un filtro RC che mi dà un polo reale. Va bene? Quindi come è fatto? Quindi il filtro RC dovrà avere il polo in meno omega h, no? Quindi polo meno omega h. E invece vediamo come deve essere fatto il filtro Solon Key passa basso. Come è fatta la funzione trasferente un filtro biquadratico? È fatta così: HDS sarà del tipo H0 diviso S su omega h al quadrato più S, sì, Solon Key diviso S su Q omega h più 1. Questa sarà l'espressione del filtro. Questo SK è Solon Key. È l'unico filtro passa basso che abbiamo visto, anche poi. Sì, sì. Allora, allora, vedete qui come, da che cosa sono definiti i poli? Dal modulo, che è omega h, perché sono su quel cerchio, e dal Q, che è qua. Il Q è legato a questo alfa, quindi questo Q è 1 su 2 coseno di alfa, abbiamo detto un sacco di volte. Quel coseno di alfa, quant'è alfa in questo caso? 60 gradi, pi greco terzi, no? Quindi coseno di alfa fa 0,5 e quindi Q fa 1. D'accordo? Viene esattamente 1 il Q. D'accordo? Allora, come è fatto? Adesso possiamo fare il disegno del circuito. Dunque, dobbiamo fare un filtro di Solon Key passa basso, fatto così.
Bene. Allora, adesso dobbiamo mettere due cose in cascata. Vi ricordate com'è fatta la funzione di trasferimento di due celle in cascata? C'è la funzione di trasferimento del primo per la funzione di trasferimento del secondo per poi quel partitore intermedio nel collegamento tra i due, no? Tra impedenza di uscita del primo e impedenza di ingresso del secondo. Ora, in questo caso, in realtà abbiamo un vantaggio perché l'impedenza d'uscita della cella Solanki è praticamente zero, perché in uscita c'è un amplificatore non invertente, che abbiamo detto è un amplificatore di tensione ideale, no? Quindi in pratica il partitore viene ad essere 1 perché diventa un generatore di tensione ideale il primo stadio, e quindi qui possiamo liberamente, per esempio, fare un filtro passa basso con un polo reale semplice semplice che è soltanto una squadra RC. Poi qua in uscita, qui la funzione di trasferimento può venire già bene. In realtà tenete presente che così mi viene una funzione di trasferimento che ha un'impedenza di uscita brutta, no? C'è una capacità in parte da qualche altra cosa un po' complicata, quindi mi può convenire qua aggiungere un amplificatore di tensione in questo modo. Questo è un amplificatore non invertente, che è un caso particolare in cui la R2 è uguale a 0 e l'R1 è infinita. No? Questo qui si chiama inseguitore di tensione. Ripeto, è un caso particolare di amplificatore non invertente, in cui la resistenza da ingresso invertente e uscita vale 0. L'R2 nel caso precedente, no? E mentre invece la resistenza tra l'ingresso invertente e massa vale infinito, quindi l'amplificazione fa 1 e mi dà in uscita una tensione esattamente uguale a quella che c'è in ingresso. A che serve? Mi serve aggiustare l'impedenza, perché adesso in uscita ho un'impedenza praticamente nulla, d'accordo? Mentre se fossi uscito con la capacità avrei avuto un'uscita, un'impedenza anche con la dipendenza dalla frequenza complicata. Quindi ho qui, questa è la cella di Solanki, e non è un caso il fatto che ho chiamato queste RC esattamente come le altre, no? Perché com'è fatta la funzione di trasferimento della cella Solanki? Vi ricordate? Ora, questa non ve la voglio calcolare perché l'abbiamo già fatta insieme, ma è fatta così. Ve la scrivo con le espressioni giuste. R quadro, C quadro, S quadro più 3 meno A per RCS più 1. Questa l'abbiamo ricavata insieme, scrivendo l'equazione ai nodi del circuito, quindi non la sto a ricavare adesso. Tipicamente uno se la ricorda, cioè adesso in key, perché insomma, è un classico. Allora, com'è fatta questa? La funzione della diciamo, se guardiamo il termine di secondo grado, il coefficiente del termine di secondo grado è l'inverso del modulo dei poli al quadrato, quindi il modulo del polo è 1 su RC, va bene? Questo è il modulo del polo. Quindi, se noi vogliamo che i poli siano a omega h, dobbiamo prendere omega h uguale a 1 su RC. Questo 3 meno a, invece, è l'inverso del Q. E quindi, se nel nostro caso vogliamo Q uguale a 1, anche 1 su Q fa 1, e questo vuol dire che A deve fare 2. Vedete? Quindi noi qui abbiamo ricavato che A deve essere 2, quindi A è 1 più R2 su R1. Questo vuol dire anche che R2 deve essere uguale a R1. Va bene? Questa condizione abbiamo trovato. E poi abbiamo trovato che RC deve essere, l'inverso di RC deve essere uguale a omega H, che sappiamo quant'è perché non mi ricordo se l'abbiamo detto, è 2 kHz. Quindi 2 pi greco per 2 kHz fa 12,56. Quindi omega h fa 12,56 kiloradianti al secondo. Quindi vedete, questa espressione qui mi vincola RC,
Questa espressione qui mi fissa R2, R1. Questo qua è un filtro RC. Questa è una funzione di trasferimento esattamente con un polo omega h che è uguale a 1 su RC. Polo, vabbè, diciamo se lo scrivo un polo è reale, SP è uguale a meno 1 su RC. Cioè, se prendo RC uguale a quello di prima, mi viene uguale a meno omega h, che è esattamente quello che volevo. Quindi giusto come ha fatto, ho scritto questa resistenza e questa capacità uguali a quelle del filtro della cella isolante. Già che ci sono, posso prendere anche queste due, R2 e R1 uguali a R, così faccio tutto uguale. In pratica ho tutti i componenti uguali, tutte le resistenze sono tutte uguali, tutte le capacità sono tutte uguali. Uguali a cosa? A questo punto diamo un numero. Qui posso fare la cosa di prima, per esempio, un po' meno di prima perché è più bassa la frequenza. Posso prendere R uguale a 1 kilo ohm, quindi 1000 ohm. C mi viene uguale a 1 diviso R per omega h. Quindi andiamo a sostituire, mi viene quindi 12.560 per R che è 1000. E inverto, mi viene 7,96 per 10 alla meno 8, facciamo in nanofarad, viene 79,680 nanofarad. Va. Abbondiamo. Ok, in questo caso, per esempio, ecco, se io adesso volessi verificare tutto, potrei prendere questo circuito, disegnarlo dentro Spice, l'ho già quotato tutto e vedere la funzione di trasferimento per effettivamente riconoscere che è venuto un filtro di Butterworth, cioè un piatto e poi dopo la omega h a 2 kHz si scende con, essendo 3 poli, 60 dB per decade. Se faccio il grafico, cioè se faccio lo studio del circuito col simulatore, questo lo devo vedere. Ecco, in generale questo tipo di circuiti, vabbè, con questi esercizi sono molto facili anche da implementare circuitalmente, nel senso che a 2 kHz tutto funziona. Quindi se uno prova a farlo vedrà che praticamente funziona idealmente senza avere a toccare niente, come da progetto. A volte invece le cose sono un pochino più, come dire, difficili da ottenere. Domande su questa cosa particolare? Va bene, allora per oggi ci fermiamo che